è una palestra a cielo aperto, dotata di attività a basso impatto ambientale, dove bambini e adulti possono divertirsi a contatto con la natura. A Tre Case, in provincia di Napoli, nella riserva forestale di protezione Tirone Alto Vesuvio, è stato inaugurato ieri mattina l'Eco Campus Vesuvio Wild, il primo in Italia ad essere ospitato in un'area protetta e dove è possibile praticare discipline creative ispirate all'avventura e all'esplorazione come premesse di conoscenza del territorio. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Caserta e Movimento Ecosportivo e ha come obiettivo la promozione e la diffusione delle discipline sportive ecocompatibili. Esteso su circa 500 metri quadrati di superficie, il percorso è aperto a chiunque lo desideri, previa prenotazione, e intenda misurarsi con attività agonistiche in percorsi ad hoc tra flora e fauna. Vasta la scelta: attraversamento del ponte Tai, realizzato con funi e cavi d'acciaio sospeso tra alberi a 300 metri, percorso wild, prove pratiche di ecorunning, mountain bike, orientamento geocaching e tiro con l'arco. Le prove di destrezza ed equilibrio sono precedute da brevi lezioni teoriche. Ulteriori dettagli del progetto EcoCampus li hanno forniti il presidente del movimento EcoSport Carlo Ferrari e il presidente dell'ente Parco Vesuvio Ugo Leone. Abbiamo attivato la prima palestra naturale in un'area protetta in Italia, dove proporremo delle attività sportive e attività di didattica ambientale. Cioè, chi entra in un'area protetta deve conoscere gli elementi che sono presenti nel territorio ospitante. È un primato di cui ci vantiamo e ce ne vantiamo anche perché finalmente si può parlare del Parco Nazionale del Vesuvio non solo per i problemi noti e che vanno a soluzione, ma per iniziative come questa che hanno un impatto sul territorio di grande importanza. Tra i presenti anche Vincenzo Ferrara, direttore della Fondazione Cannavaro Ferrara, i ragazzi delle case famiglia e delle comunità di recupero e quelli dei centri diurni del comprensorio vesuviano e inoltre il responsabile dell'ufficio forestale di Caserta, Antonio Zumbolo. All'inizio noi avevamo il problema di riuscire a coniugare questo tipo di attività con la tutela della riserva, con lo scopo, la finalità di manutenzione e di conservazione di questa riserva. Però accanto a questo poi è uscito fuori l'esigenza anche di far arrivare, portare qui i ragazzi per farli conoscere gli aspetti naturalistici di questa riserva attraverso dei percorsi didattici.